Iniziamo con un flat-coated retriever. Golden retriever. Labrador. Welsh Springer Spaniel. Clumber Spaniel. Cow de Agua. Nova Scozia. Lagotto Romagnolo. Cocker Spaniel Inglese. Cocker Americano. Nel pre-ring, i migliori soggetti del prossimo raggruppamento, cani da compagnia. Vediamo ora quale sarà la selezione dei sei soggetti per questo raggruppamento che racchiude le razze Spaniel, le razze Retriever, ossia quei soggetti, quelle razze che vengono utilizzate per riportare la selvaggina e i cani da acqua. Flat-coated Retriever, Golden, Labrador, Clumber Spaniel, Cow de Agua e Lagotto Romagnolo. Grazie agli altri soggetti. Vediamoli in movimento. Flat-coated Retriever, che esiste in questa varietà di colorazione in mantello che è il color fegato, e esiste anche in mantello completamente nero, quindi due varietà di colori per questa razza. Abbiamo invece una solo tipo di colore per il Golden Retriever, che va dal crema al fulvo, però non deve essere rosso mogano, quindi tutte le sfumature racchiuse in questa, dal crema al fulvo. Tre tipologie di colore, tre varietà di mantello per il Labrador: il giallo o crema, quello che state vedendo adesso, il chocolate, ossia marrone, e il nero. E ora la volta di questa razza di tipo Spaniel, che è il Clumber Spaniel. Vediamo ora il Cow de Agua. Ed infine questa razza di origine italiana che è il Lagotto Romagnolo. Ed eccoci con le coccarde. A chi diamo la coccarda del terzo classificato? Al Clumber Spaniel. La coccarda del secondo classificato la diamo al Labrador. E la coccarda del primo classificato la diamo al Lagotto Romagnolo. Un bel giro di ring.
ci fai un giro di ringhi, il Lagotto, grazie, prima di salire sul podio, ottavo finalista del Best in Show. Per la serata di Halloween non poteva che mancare una strega, io ne ho visto una e mi ci sono catapultata sopra. In realtà la nostra strega è una stendista. Visto che abbiamo parlato con tante persone che stanno lavorando per rendere possibile questa manifestazione, intervistare uno stendista mi sembra più che giusto. Com'è lavorare in Subria? Allora, lavorare all'Insubria è stata una bellissima esperienza, un sacco di gente, nuovi contatti, i nostri amati cani, amici a quattro zampe, e cos'altro dire, è un modo per unire la nostra passione alla professionalità e spero che questa esperienza possa proseguire nei prossimi anni. Signora strega, grazie.